Infatti sono le 6 di mattina e inizio ufficialmente il mio viaggio a Trieste per la Coppa Italia. Sono appena arrivato a Milano Centrale, prima tappa di questo viaggio, adesso 40 minuti e poi c'è l'altro treno che va diretto a Trieste. Che fighettino sei, oh. Posso vedere la mia faccia? Tu adesso treno, speriamo di dormire perché ho dormito 3 ore e mezza e... Sì. E... pisolino, speriamo. Siamo appena arrivati a Trieste e siamo passati dalla nebbia al nebbiolino. Viaggio decisamente lungo, facce stanche, abbiamo dormito mezz'oretta se va bene e siamo un po' cotti, però adesso andiamo all'hotel, 15 minuti a piedi, let's go! Anche tu, Laura, di questa stanza rispetto agli altri. Sì, la sento, per farvi capire. Vabbè, guardiamo. Ok, questa è la camera. Wow, cioè, letto enorme. Di qua un piccolo... Non lo so, un piccolo studio. Buttiamola giù così. Bagno, bellissimo. Cioè, raga, ma di cosa stiamo parlando? Vabbè. Abbiamo fatto il check-in, non lo so, non so cosa dire. Sono senza parole. Pronti a scoprire se la camera di Seve è più bella della mia? La camera imperiale. Nel caso te la sfondo. Ma zio, ma che figa! Wow! Il mio bagno però è più bello, se devo essere onesto. È andata bene per la stanza, ma il bagno è più bello il mio. C'è la vista. Apriamo. Vale. Let's go, fumante, finalmente si mangia. Pasto finito, si torna in hotel e poi dritti al Pala Trieste. Ennesimo mezzo di trasporto di oggi e siamo quasi arrivati al Pala Trieste. Siete pronti? Raga, eccoci arrivati. Siamo dentro. Perdonatemi la faccia che sarà cottissima, Chieri ha finito allenamento e ora inizia Vero Volley. Incredibile, esiste davvero. Ci sono, giuro. Non esiste solo su TikTok, possiamo dirlo. Nel frattempo che è arrivata anche Flavia, sono entrate quelle di Scandicci, guardate qua. Allenamento di Scandicci finito e adesso ci sbattono fuori, quindi si torna in hotel. In realtà io e Flavia siamo finite a Milano, non a Trieste. C'è tutta la nebbia. E all'alba delle 9:30 si cena. Sono stanchissima, ragazzi. Non ce la faccio più. Appena rientrato dalla cena, fuso la luce del bagno perché è molto carina. Sono le 23:43, sono in piedi dalle 4:50, 4:30 più o meno di stamattina. Devo farmi la doccia, fortunatamente in sta enorme doccia. E poi magari mi metto a editare velocemente qualche video al computer, anche se non lo so perché sono cotto. C'ho delle occhiaie assurde.
a parte i brufoli, vabbè. Poi mi sbatterò a letto perché domani siamo pronti per un'altra nuova fighissima giornata. Let's go. Stavamo passeggiando a caso per Trieste e ci siamo beccati i pullman delle squadre e l'hotel dove alloggia. Il nostro è più figo però. Okay, abbiamo appena avuto un pranzo decisamente importante, direi. Non vi faccio spoiler, però adesso andiamo in hotel e poi diretti al Pala Trieste perché ci sono le finali. Let's go! Siamo arrivati allo stadio, adesso si entra. Gioventù giallo blu, volle rubino Treviso. Che è sorsa in campo aereo, muto il tiro del cuore 76 a 200, dopo di nuovo Cumigliano. Nel frattempo è iniziata l'altra semifinale, Scandicci contro Vero Volley. Non sto vloggando molto perché sono impegnato a degustarmi la partita. Io mi sono innamorato di lei. Con la voglia di vincere e non hanno mollato mai. Sono appena arrivati in hotel, dobbiamo ancora mangiare, sono le 10. Sono distrutto, raga. Non ce la faccio più. 203? Yes. Is there everything, sauces, chicken, mac wrap? No, crispy. Yeah, 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 yeah. Okay, do you have your grazie mille. Yeah. Yeah. Buon appetito. Grazie. Pallavolisti, questa seconda giornata si conclude alle 2:43. Adesso andrò a dormire, ho editato un po' di video, poi sono distrutto e ci vediamo domani. Let's go. Buongiorno raga, taglio enorme perché sono già andato a far colazione, mi sono già preparato e oggi è tutto pronto per la finalissima Conegliano contro Vero Volley. È tutto pronto, siamo qua con Flavia, si è finito l'arbitro del Volley, godiamoci sta partita che sarà fenomenale. Thank you.
fa sempre chiusura questi eventi, ragazzi. Non si scappa mai dal palazzetto finché non ci cacciano fuori. Sono appena tornato a casa, sono le 9, devo ancora mangiare. Sono distrutto come tutte le sere, ormai sarà una ripetizione, ripeto sempre le stesse cose perché sono distrutto. Sono giornate impegnative, raga, non sembra, ma davvero. E quindi vado a cena, c'è stato un mega taglio temporale, però accontentatevi, quando ci sono queste cose preferisco godermi gli eventi, anche se me li godo poco perché sono stanco e devo comunque fare un sacco di video. E finalmente, pallavolisti, siamo arrivati alla fine di questa giornata. Le finali sono finite, finalmente si può riposare, sono tutto impigiamato e noi ci vediamo domani perché si torna a casina. Buonanotte. Ragazzi, è giunto il momento di dire addio a questa bellissima stanza e a questo bellissimo specchio. Si torna a casina. Siamo finalmente arrivati in stazione, pronti a dire addio a questa bellissima Trieste. Aspettano altre 4 ore e 50 di viaggio, penso più o meno, e si conclude qua la nostra avventura. Ultimo treno di questa nostra fantastica avventura e si torna a Pivi. Pallavolisti, ormai è passato più di un mese da quando sono stato a Trieste, però non avevo molta voglia di registrare questa conclusione perché durante il montaggio mi sono accorto che mancava effettivamente un finale, però non avevo voglia di registrarlo. Ops. Sono qua per dirvi che ringrazio tutti quelli che mi hanno dato l'opportunità di poter partecipare a questo evento, è stato bellissimo, sono stati dei giorni fighissimi. Inoltre chiedo a voi di commentare qua sotto nel video se avete consigli per quanto riguarda l'editing, se vi è piaciuto il video, se non vi è piaciuto, cosa cambiereste. E vi ricordo di iscrivervi a questo canale, seguirmi su TikTok e su Instagram dove sono un pochino più conosciuto. Grazie a tutti, ci vediamo forse a un prossimo video.